So che diversi anni fa, quando era Lega Pro, mi aveva cercato il presidente Vigorito, io allora stavo nella regina, e diciamo che questo approdo è arrivato, ecco, è passato qualche anno, però sono contento, è una nuova sfida per me, perché comunque è una società, il primo anno di B, mi stimola questa sfida. Perché ho notato sin dalla prima partita di Coppa Italia tanto entusiasmo, le piazze così calde mi sono sempre piaciute, ti esaltano e quindi non ci ho pensato due volte, ecco. Al di là che, come ben sapete, c'erano altre situazioni. La squadra, a mio avviso, è un'ottima squadra per la categoria. Ho notato che ci saranno altri acquisti, sono arrivati oggi altri due, quindi sarà completata ancora di più per fare un campionato abbastanza tranquillo. Non ci fissiamo, prefissiamo obiettivi. Ripeto, finalmente inizia il campionato perché è stato un ritiro lungo, duro, come d'altronde sempre, quindi abbiamo alla guida un mister, anche lui esperto, quindi siamo soddisfatti del precampionato che abbiamo fatto. Però ripeto, adesso quello che conta è sabato. Abbiamo fatto un sacco di amichevole, servono sì per dei meccanismi tattici e anche fisici e secondo me siamo a buon punto. Prego. Mister, so che anche l'anno scorso mi ha cercato a Novara quando stavo alla Ternana e al di là di aver parlato con il direttore sportivo prima di venire qua, ho fatto anche chiacchierato pure con lui al telefono e mi ha convinto ancora di più perché mi conosceva, cercava un attaccante con le mie caratteristiche e quando c'è la fiducia da parte del mister è un motivo in più per giocarci, per accettare questa piazza. Poi ci aggiungi pure il calore, è una società abbastanza solida, quindi penso che si possa fare più che bene. Io mi sento più punta centrale, per il fisico magari sono atipico, ecco. Però mi piace giocare prima punta da solo per attaccare gli spazi sia a destra che a sinistra. Magari con un'altra punta lì vicino sono un po' vincolato a cercare gli spazi, però ripeto, questo è un problema a un certo punto del mister. Saprà lui qual è il modulo giusto per le nostre caratteristiche. Sì, ho fatto davanti qualsiasi ruolo, sì. Sia punta esterna che punta centrale, sia a 2 sia a 3, quindi sono abbastanza duttile sotto questo aspetto e può essere una cosa positiva. Beh, giusto prima Così si raggiungere. aspettano molto da te, Sì, devi sapere. me ne sono accorto ed è giusto così. Diciamo che mi piace sempre raggiungere l'obiettivo collettivo perché poi ti porta a raggiungere anche gli obiettivi personali. Per quanto riguarda me, è normale che l'attaccante deve far gol. È da 2 anni che vado in doppia cifra e non mi voglio sicuramente fermare il terzo, quindi l'obiettivo primario è quello, senza tre, quindi sono pronto. Tanto, per me comunque le squadre dove ho girato è sempre stata lasciata una base, ecco, della vecchia guardia. E io penso che quest'anno c'è bisogno anche di loro, una parte è rimasta, una parte è andata via. Non li conoscevo, conosco solo Fabrizio e Fabio Lucioni che abbiamo giocato insieme alla regina, quindi secondo me ci dà una grossa mano anche per l'inserimento dei nuovi acquisti, per la conoscenza della città, della piazza e quindi io mi sono trovato subito bene con loro, anzi mi hanno dato pure una mano, quindi li ringrazio. No, c'è un bel mix, ecco, sia di giovani che di giocatori esperti. C'è chi ha fatto la categoria, chi magari non l'ha fatta proprio. Però ho notato nei ragazzi, chi non ha fatto la Serie B, tanto entusiasmo e voglia proprio di emergere, di farsi notare. Sappiamo che c'ha la Serie B rispetto alla Lega Pro c'ha una maggiore visibilità, quindi a tutti conviene far bene. Ho notato nei giovani che c'è questo, c'è la voglia di farsi notare e poi se c'è questo poi tutto viene di conseguenza.
aiuta sia il giovane che almeno giovane. Verona e le squadre che comunque sono retrocesse, Carpi e Frosinone, però gli ultimi anni ha dimostrato che anche le neopromosse o comunque squadre di medio-bassa classifica hanno sempre raggiunto addirittura la promozione, quindi la sorpresa c'è sempre stata. E di griglie non mi piace farle, non mi piace mettere il Benevento da qualche parte, però ecco, restiamo così senza obiettivi perché ci fa stare pure più sereni e tranquilli. Sì, è da una settimana che ci stiamo lavorando, anzi addirittura anche da sabato scorso quando abbiamo fatto l'amichevole. Non ne ha promossa anche la SPAL, quindi pronostico non è chiaro, ecco, perché è la prima volta sia da parte nostra che da parte loro. Noi giochiamo in casa e questo dobbiamo, il fattore campo deve essere la nostra parte, quindi è chiaro che vogliamo subito portare a casa la vittoria. Per la gente, per i tifosi, penso ci sarà tanta gente, visto che la squadra aspetta questo campionato da tanti anni, quindi siamo pronti tutti quanti.